Daniele Calcaterra, sono stato invitato al Biography Film a presentare tre miei lavori e allo stesso tempo fare una masterclass con la scuola Biography School. È la prima volta che mi trattengo più di un giorno a Bologna, sono contento e ho visto che questo festival sta funzionando bene, soprattutto c'è un bel giro di giovani che da una parte aiutano e dall'altra parte vengono a vedere il film. Il cinema si fa molto col desiderio e se non c'è desiderio non c'è cinema. Per me fare questo film con loro è stato rendere un omaggio a una classe operaia che sta sparendo dappertutto nel mondo. Questi per me sono, incarnano veramente gli operai che parlano con la pancia, con il cuore. Comincio le mie controversie subito immediatamente con i produttori. Per quello ultimamente da 15 anni mi dedico anche di essere produttore o coproduttore dei miei film con i produttori. Non per guadagnarci soldi. Semplicemente avere una partecipazione come coproduttore, parliamo di documentari, vi permette di controllare l'opera. Puoi controllare anche i conti, perché tu sei coproduttore. Non per sfiducia, ma semplicemente vi permette di controllare un po' più l'opera. Soprattutto quando davanti a voi troverete dei produttori che sono scranci, che l'unica cosa che gli interessa è farci dei soldi sul vostro lavoro, allora bisogna stare ancora più attenti. E non è facile arrivare alle prime armi e imporre, io vorrei una percentuale della produzione di questo film, perché tutto il lavoro che ho fatto, trovare il soggetto, preparare il film, perché tutte queste cose qui non me le paga nessuno, non ce le pagano neanche a noi, che siamo professionisti, immaginate se me le pagano a voi. Tutte queste cose hanno un valore, poi ci sono i diritti, bisogna stare attenti anche nel firmare i contratti. Se non riuscite a comunicarvi bene con la gente che parteciperà al vostro film, perderete molte cose perché non sarete capiti, sarete incompresi, iniziano le tensioni quando fate le riprese. Non esiste un film documentario che parla di un personaggio nella sua totalità, per fortuna. Io non posso dire che filmo su questo ragazzo, tutto su di lui, non esiste. Io prendo una parte della sua vita. Allora, capire che quella parte della sua vita che io prenderò fa parte di un film. E lui capisce quello che tu stai cercando. E quando entra quella sintonia, funziona. In tutti i casi, mantenete uno spirito indipendente, mantenete ognuno di voi uno sguardo sulla realtà, non esiste nessuno che sia uguale all'altro, nel senso, tu hai uno sguardo, tu hai un altro, alimentatelo, prendete rischi. Soprattutto se state in una scuola, prendeteli, perché dopo il rischio non li potete prendere, sono altri rischi che si prendono.